Lancia, sinonimo di classe ed eleganza, accompagnate da potenti motori e raffinate tecnologie. Ed è proprio di questo che vi voglio parlare in questa nuova puntata di Oldtimer, insieme ai nostri graditi ospiti, Alessandro e Manuel. Era il 1979 quando venne presentata la Lancia Delta, una vettura disegnata da un giovane Giorgetto Giugiaro con due motorizzazioni, 1300 e 1500 centimetri cubici. Fu nominata subito l'auto dell'anno nel 1980. Chissà quanti dei nostri telespettatori l'avranno avuta oppure quanti l'hanno desiderata. Oggi la vivremo insieme raccontando la sua lunga storia. Nel 1985, per sostituire la Lancia Rally 037, uscì un mostro, la Delta S4. Un motore di circa 1800 centimetri cubici sovralimentato da un turbocompressore KKK e da un compressore volumetrico Volumex, brevettato dalla Abarth. Erogava nella versione stradale 250 cavalli, mentre nella versione da corsa ben 450. Vi assicuro, era un mostro di potenza già quella stradale, difficile da tenere in strada più nelle basse velocità che nelle alte. Nel 1986 fa la sua apparizione la Delta 4WD, 4-wheel drive. Resterà in produzione due soli anni. La sua indole comunque è correre. Correre nel Mondiale Rally, gruppo A, e salire sul gradino più alto del podio per ben due volte e dopo aver vinto ben 11 gare. Fino a lasciare il passo nel 1988 alla Delta HF integrale, la quale conquisterà ben 5 titoli mondiali, Delta HF Hi-Fi integrale 8 valvole e poi 16 valvole. Per concludere, la Delta si trasforma in evoluzione ed è proprio questa che andremo ad analizzare con i nostri ospiti Alessandro e Manuel. Ciao Alessandro, grazie per essere qui con noi in questa nuova puntata di Oldtimer e ti ringraziamo anche per averci portato questo gioiello a me personalmente molto caro. Vuoi spiegare ai nostri telespettatori e raccontarci un po' brevemente la storia di questa Lancia Delta HF integrale evoluzione? Buongiorno Davide, grazie, è un piacere. Questa è una, come hai detto tu, una Lancia integrale, detta anche Evo 1 o Deltona, è del gennaio 1992. Monta il classico motore 2000 di cilindrata, 210 cavalli di potenza. Posso? Certo, prego. Caspita, pesante. Sì, effettivamente. Sicuramente che salta all'occhio è lo spazio ridotto dove i tecnici Lancia sono riusciti a farci stare questo 16 valvole, e tant'è che nelle varie evoluzioni hanno dovuto bombare il cofano per potercelo far stare, e la barra d'uomi che per allora era che qualcosa. Sarebbe questa. Esatto. Scusami, è dotata, vedo anche per, esatto, di ABS, Bosch. Uno dei pochi accessori è proprio l'ABS, uno dei primi, perché questo tipo di macchine erano prive di qualsiasi sistema di controllo di trazione, di frenata, piuttosto assistita, piuttosto che altri sistemi a cui siamo abituati ad oggi. Turbo 16 valvole. Sì. Questa è catalitica? Questa è la versione non catalitica. E diciamo è ritenuto nella sua, anche uso un termine forse improprio, grezzezza, nel senso che è un 210 cavalli, ma è la versione più vicina ai rally come mappatura della centralina, anche se parliamo di comunque potenze completamente diverse e motori completamente diversi. Sia quelle prime che la Evo 2 che poi seguirà avevano più cavalli ma una mappatura della centralina più soft.
Questa non è truccata, vero? No, questa non è truccata. No. Perché quando sei arrivato ho sentito un rumore un po' particolare. Il rumore è dovuto al fatto che alcuni pezzi, come i terminali di scarico, non sono più reperibili sul mercato, devi quindi appoggiarti a degli aftermarket o delle riproduzioni e quindi anche il sound cambia un pochino. Questa per esempio monta effettivamente un silenziatore in inox e quindi la differenza si sente rispetto all'originale. I pezzi di ricambio sono di meccanica, sono reperibili facilmente? O... No, purtroppo no, quelli di meccanica ancora qualcosa sì, comunque sempre tra appassionati, non più diciamo a livello di concessionari ufficiali. Ancora più difficili sono i pezzi, le plastiche interne, che col tempo chiaramente si seccano e diventano molto, molto difficili da trovare. Mi fai vedere gli interni? Volentieri. Bellissimi. Questi sono degli interni in Alcantara verde, chiaramente era di serie, sono dei sedili Recaro, come tu vedi, per l'epoca molto avvolgenti e anche molto comodi. Qui, se non sbaglio, posso? Certo. Si possono anche allungare, amici telespettatori, è veramente una comodità, no? Poterli anche allungare e quindi avere le ginocchia sorrette. Esatto. E poi un'altra particolarità, la grafica gialla. Sicuramente, è una particolarità la grafica, ma anche come vedi la disposizione tra noi appassionati, lo diciamo sempre, richiama molto, se guardi la strumentazione, di un aereo. Vedo che ci sono anche gli alzacristalli elettrici. Sì. Eppure funzionanti, perché... Doveroso. E questi aggeggi di plastica? Questi aggeggi di plastica che al giorno d'oggi quasi non vediamo più, erano dei deflettori montati allora, ma insomma per alcuni modelli di macchine ci sono ancora al giorno d'oggi, ma ben poco usati, e servivano a far passare un po' d'aria in caso di pioggia o comunque evitare quella turbolenza fastidiosa quando hai i finestrini abbassati, anche perché per quanto abbia il tettuccio apribile ma priva di aria condizionata, essendo nera, aiutano non poco quando ci incontriamo tra amici e facciamo qualche giretto, soprattutto nelle belle stagioni. Dagli antiturbo sono curioso di vedere quanto spazio abbiamo ai posti posteriori. Ma sì, è chiaramente omologata a 5 posti, ma insomma 4 comodi, quinto. 4 e nemmeno il bambino. I sedili sono sdoppiati, però sì. Devo dire che la vettura è molto comoda anche ai posti posteriori. Le maniglie sono retrattili e questo era proprio un brevetto Lancia, e questo serviva proprio perché in caso di urto, vedete, io non vado a toccare. Senti Alessandro, mi è caduto l'occhio su questo tubicino sì, che sì. Mi incuriosisce. Questa è una delle prime 250 Evo 1 costruite e aveva la particolarità di questa sacca per raffreddare l'intercooler. È un qualcosa che praticamente non è mai stato usato dagli appassionati, forse neanche da chi l'acquistava per poi correre i rally amatoriali, ma che comunque Lancia dovette introdurre perché era una modifica portata nel gruppo A e doveva essere montata anche su 250 macchine sulle vetture di serie. Esatto. HF, Alessandro, tu sai cosa vuol dire HF? High Fidelity, alta fedeltà. E l'elefantino posto sopra allo stemmino significa la potenza, la forza della Lancia nei confronti degli avversari. Un altro particolare di questa vettura è che questa vettura è dotata della targa ASI, quindi è dotata anche di un certificato di identità. Quando i nostri telespettatori vedranno le vetture di interesse storico e collezionistico con questa targa, sapranno che questa targa è il riconoscimento se una macchina storica è originale o meno. Dico bene? Sì, ti confermo. La targa oro è accompagnata dal certificato di identità che viene rilasciato dall'ASI
e che sono riuscito ad ottenere grazie al Veteran Car Team di Bolzano, che è il mio club, e di qua chiaramente vado molto orgoglioso, perché attesta, come riportato, che la vettura si presenta, leggo testuale, in perfetto stato conservativo, di meccanica, di carrozzeria, e anche il motore sono del tipo corretto per il modello, quindi un vero e proprio certificato di originalità di tutti i suoi componenti. Ciao Manuel, ciao, grazie Davide, per aver accettato il mio invito a questa nuova puntata grazie di Oldtimer. A voi. Grazie anche per averci portato questa bellissima Evo 2, esatto? Esattamente, Evo 2. Mi puoi spiegare i piccoli particolari, le piccole differenze tra la Evo 1 e la Evo 2? Certo, allora per incominciare la prima differenza sono i cerchi, che sulla Evo 1 monta i cerchi da 15 e sulla Evo 2 vengono messi 16. Diciamo che per il 94 già questo cerchio qua sembrava già molto grande per l'epoca. Grande. Ormai al giorno d'oggi è diventato un cerchio molto piccolo. Quasi banale. Esatto, sì. Mi salta all'occhio la particolarità di questo colore, che è un bianco perlato. È stato fatto in 365 esemplari questo colore. Questo possiamo dire, anche se non è il classico blu Lancia, quindi la classe, l'eleganza, però intravediamo la classe e l'eleganza anche in questo con colore. Questo colore. Il poggiatesta è integrato nel sedile. Esatto, è tutto un guscio unico con logo HF termoimpresso nel poggiatesta dentro. Il volante invece è un Momo Corse. E il volante, esatto, diventa dello stesso colore degli interni, come la tappezzeria in blu scuro. Sulle versioni dal 93 in poi, purtroppo, io dico, viene tolto il check panel, che era molto utile per le piccole anomalie che si possono verificare, che non c'è più, e non viene neanche cambiato con niente, viene lasciato il buco. Un buco porta, certo, porta oggetti. Un altro particolare che mi piace molto è quella piastrina Delta HF integrale Limited Edition. Questo colore qui, come il giallo ginestra, il blu Lagos, il verde York, le Martini 5, 6 e la Final Edition e le rispettive Hi-Fi, anche che quella è un'altra cosa, hanno tutte questa targhetina qua che le differenzia con i vari numeri di produzione. Insomma, questa è stata prodotta in 365 esemplari in questo colore. Questo modello qua, come il Blue Lagos, hanno questa riga, questa ce l'ha argentata, che corre distacco che corre intorno alle due fiancate della macchina. Questa ce l'ha grigia, la Blue Lagos ce l'ha in color giallo. Bellissimo. E un'altra cosa, dalla Evo 1 non c'è più la possibilità di mettere il tetto apribile. Bene, direi che è giunto il momento di andarla a provare. Volentieri. Grazie. Prego. Manuel, raccontami un po' com'è nata la tua passione e come mai sei arrivato proprio alla Lancia Delta HF integrale evoluzione. La mia passione è nata fin da quando ero ragazzino, che avevo 10 anni circa, quando è uscita la prima Delta evoluzione 90-91. E da lì è sempre stato il mio sogno di possederne una, insomma. Poi dopo, pian pianino, gli anni sono passati e dopo un po' di tempo sono riuscito a coronare il mio sogno, insomma, a prendere la regina dei rally, come è soprannominata. Bene, adesso iniziamo con i primi tornanti questa meravigliosa strada che ci porta a Prissiano. È una strada che tu conosci, Manuel? Io conosco
conosco abbastanza bene, diciamo. Sono belle curve, c'è un bel raggio di visibilità e poi sono posti incantevoli qui dall'Alto Adige. Devo dire che è molto comoda. Le curve, ecco la cosa di cui voglio parlare. Ecco, questi tornanti, se tu acceleri, la macchina tiene completamente curva e controcurva. Questo è dovuto grazie alle quattro ruote motrici. Esattamente. Tutte le evoluzioni 4WD sono tutte quattro ruote motrici. Differenziale Torsen al posteriore con l'auto bloccata. Abbiamo già fatto quattro tornanti, non me ne sono proprio accorto. Siamo proprio, potremmo dire, seduti per terra, no? Esatto. L'assetto non manca. E dammi un po' la tua impressione, perché poi dalla passione hai acquistato questa vettura. E ho acquistato questa macchina perché mi piace proprio com'è lei, che è molto nervosa nella guida, però d'altro canto ti dà massima fiducia appunto nelle curve strette, nelle curve veloci anche. È una macchina che ama farsi guidare. Il figlio più grande, che ha 12 anni, è anche lui un appassionato. Ah, quindi abbiamo dei nuovi appassionati. Esatto. Degli appassionati in erba. E il più piccolo invece quanti anni ha? La più piccola è una femmina e ha 9 anni. Ah, quella bellissimo. Ancora è un pochettino presto, però anche lei quando gli dico andiamo a farci un giro con il Delta viene subito, insomma, perché gli piace salire dietro e sentire il rumore dello scarico. Far crescere queste nuove generazioni in mezzo a questo mondo che devo dire che è sempre veramente un mondo ancora molto pulito. Sì. E poi cercare di tramandare una passione, insomma, una sana passione. Beh, certo, poi si può anche socializzare, no? Quindi possiamo sicuramente comunicare anche con le altre generazioni. Si crea una bella grande famiglia, no? Tutti appassionati di qualcosa. E si acquista in esperienza. Esatto. Anche nostro papà, infatti, è lui che ci ha tramandato questa passione. Un'altra cosa vorrei dire, meccanicamente la trovi, prima hai detto, molto nervosa. E questo è quello che ti dà adrenalina, che ti dà gioia, che cosa ti dà? Sì, questo mi dà proprio felicità, mi dà passione, gioia, è proprio quello che io cerco in una macchina, insomma. A me proprio piace guidarla e essere contento io quando la guido, come danno ancora queste macchine di una volta, io le chiamo, perché danno ancora la passione quando le guidi. Magari quelle nuove sono sicuramente hanno ancora l'anima, più confortevoli, però secondo me chi la guida non si perde, la maggior parte della bellezza. Invece qui senti ogni minima vite, la trazione, senti tutto che si sposta, insomma, guida con te, ecco, quello è la sensazione. L'altra cosa, non è importante solo la velocità, perché questa inoltre è una vettura molto molto sicura. Quattro freni a disco, autoventilati, l'ABS e poi soprattutto le quattro ruote motrici. La percepisci questa sicurezza che sto percependo anch'io seduto qui accanto a te? Io questa sicurezza sì, la percepisco, e infatti mi mette molta sicurezza anche quando magari faccio un passo come questo qui con delle curve strette. Poi adesso si sale, ma prima o poi bisognerà anche scendere. E
i freni reagiscono bene, insomma, per essere una macchina che ha quasi 30 anni, io dico che all'epoca era stata fatta veramente molto bene, insomma. È una macchina che io ho posseduto, ne ho vendute tantissime, quindi è una macchina che io conosco molto bene e io potrei anche consigliarla ai nostri telespettatori. Anche tu la consiglieresti ai nostri telespettatori, quelli giovani come te, per esempio? Io la consiglierei sicuramente a tutti e a tanti, perché è una macchina che veramente ti fa divertire, specialmente nelle nostre parti che abbiamo tante strade di montagna, può regalarti veramente tante emozioni ancora, anche per un tragitto corto, strade strette, curve strette, larghe, mezze veloci, ti regala veramente ottime sensazioni. Sempre andando con la testa. Sempre andando con la testa, rispettando i limiti di velocità. E non andando solo con il piede sull'acceleratore. No, quello no, anche perché bisogna essere molto prudenti, insomma. Viaggiare così come stiamo andando noi, ti puoi godere anche il panorama, oltre che godere la sportività, l'aggressività, anche se vogliamo, e la tenuta soprattutto di strada di questa meravigliosa vettura. Una vettura che possiamo solo amare, che a noi come italiani ci ha dato veramente tanta gioia. Fra il resto, con questa vettura abbiamo vinto ben due campionati mondiali con Miki Biasion. Tu hai avuto l'opportunità anche di conoscere Miki. Io ho avuto l'opportunità di conoscerlo alla fiera di Verona di 4 anni fa. Una persona molto, molto umana e molto gentile. Ora sentiamo il rombo del motore appena la strada ce lo permette. Vecchiette proprio non lo sono, perché sono veramente delle macchine fantastiche. E poi, come dicevo prima, ci hanno dato anche delle grandissime soddisfazioni a noi italiani. Quindi tutto quello che vince ed è italiano sono tutte soddisfazioni in più che ci portiamo. E sicuramente anche la Delta Integrale ha fatto conoscere le eccellenze italiane nel mondo. Vorrei terminare dicendo, intanto andiamo su questo percorso misto, curva contro curva, tornante, veramente bellissima. E la macchina proprio non fa una spavatura. E intanto rimango senza fiato perché devo concentrarmi sulla guida. Ma dicevo, questa Evo 3 forse ci sarà. So che ci sta lavorando anche Miki Biasion. Però nel frattempo si è evoluto anche il valore di questa macchina. Queste macchine qui ormai sono arrivate a dei valori, purtroppo parlo anche per tanti, veramente inaccessibili, perché certi modelli hanno superato veramente delle cifre assurde.
ormai la maggior parte sono in mano a dei collezionisti, e anche per noi privati, quando magari dobbiamo sostituire certi pezzi o certe cose, si fa veramente fatica a reperire i pezzi, e quei pezzi che ci sono costano veramente, veramente tanti soldi, insomma. Si fa fatica a tenerla sempre in ordine. Ed efficiente. Ed efficiente. Però, insomma, in qualche modo facciamo. Ringrazio Alessandro, grazie Manuel per la vostra disponibilità e speriamo in una prossima. Grazie. Prima di salutarci, vi do appuntamento alla prossima settimana per un'altra imperdibile puntata di Oldtimer, dove ci occuperemo della Chevrolet Corvette.